Una casina nel verde tra collina e mare, cielo azzurro, aria mitissima, mare scintillante, un incanto che sembrava invitare a rimanervi. L'aveva tanto sognata quella casa per la sua congregazione Madre Maria Crocifissa Curcio che il 18 maggio 1925 rimase come abbagliata al vederla a Santa Marinella insieme a padre Lorenzo van den Ehrenbemt, fondatore con lei delle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù. Nel pensiero della madre, il paesino sulla costa laziale era divenuto ormai la nuova culla della congregazione e già il 3 luglio 1925 vi si trasferì con alcune compagne dalla Sicilia. Veniva da una lunga esperienza di sofferenza ed incomprensione, dovuta prima alla mentalità dell'epoca, poi all'ostilità dell'autorità religiosa. Ispica l'antica Spaccaforno, diocesi di Noto, provincia di Ragusa, Sicilia profonda. Tutto qui dal territorio ai suoi abitanti è forte e deciso. Inverni rigidi, estati arroventate, primavera densa di profumi che si mischiano nell'aria e quasi stordiscono, autunno rigoglioso. Nel quartiere dell'Annunziata il 30 gennaio 1877 nasce Rosa Curcio. Qui cresce, sviluppando un'indole volitiva, decisa, tenace. Nel suo paese è antica e radicata la devozione alla Madonna del Carmine, che ella assorbe fin dall'infanzia. All'ingresso della Chiesa del Carmine, i fedeli si sentono accolti dai santi carmelitani raffigurati nel basso rilievo tra le lesene del portale e all'interno dalle cappelle di Santa Teresa d'Avila e da Santa Maria Maddalena de Pazzi. La piccola Rosa ama anche visitare Cristo alla croce nella vicina Chiesa dell'Annunziata. Nel 1885, anno della sua prima comunione, il vescovo Giovanni Blandini predica all'Annunziata di Ispica un solenne triduo. Sarà lui ad amministrare a Rosa Curcio la cresima e a guidarla nel lungo e sofferto cammino verso la fondazione che il Signore le chiederà. Dopo le elementari il padre le impedisce di proseguire gli studi. Una delusione, ma anche il primo messaggio di Cristo a Rosa, che iniziando a studiare nella libreria di famiglia, trova la vita di Santa Teresa d'Avila, la Serafina del Carmelo. Un faro di luce irradiò l'animo mio e mi aprì un nuovo orizzonte. È l'avvenimento determinante nella sua vita. Da quel momento si dedica tutta alla preghiera alle cose celesti, scopre Dio come persona viva e presente, amante e amabile in modo sconfinato. Rosa prende coscienza della vocazione carmelitana che è già parte della sua vita ed è proprio la tenera madre del Carmelo che le affida la grande missione di unirsi con altre sue compagne per far rifiorire il Carmelo nel suo paese e nel mondo. Il Carmelo risponde perfettamente alle caratteristiche spirituali e umane di Rosa, orientata com'è a meditare giorno e notte la legge del Signore, vegliando in preghiera, fino a raggiungere una completa comunione di vita con Gesù, aprendosi alla fraternità incarnata nel servizio ai fratelli, alla vestizione nel terzo ordine carmelitano nel 1893, Rosa prende il nome di Suor Maria Crocifissa. Nel 1909 inizia nella casa paterna la prima esperienza di vita comune con altre terziarie carmelitane, di cui ella è l'animatrice, la presidente e la guida. Gennaio 1912 il piccolo gruppo viene chiamato a Modica a gestire il conservatorio Carmela Polara per l'accoglienza e l'educazione delle giovani povere abbandonate. Oggi, divenuto istituto di assistenza all'infanzia, è gestito ancora dalle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, fondate da Suor Maria Crocifissa. Di passaggio a Catania, nella chiesa della Madonna del Carmine, Suor Crocifissa ha indossato l'abito intero di terziaria carmelitana e al suo ritorno a Modica la chiamano madre. Il 1912 è un anno importante per la comunità nascente. Lo scopo del nuovo istituto di carmelitane di vita attiva è santificare la propria anima ed educare le giovani più bisognose perché diventino donne stimabili, utili a sé e alla società. Sarà questo il cuore dell'attività umana e spirituale di Suor Crocifissa.
Nonostante l'ottima conduzione del conservatorio, il nuovo vescovo non è disposto a riconoscere il gruppo di Modica quale comunità religiosa. Il piccolo seme soffre da 15 anni lotte e persecuzioni, quando avviene l'incontro decisivo con un carmelitano, padre Lorenzo van den Erenbemt, e con il suo desiderio di fondazione di una congregazione di terziarie carmelitane missionarie, lo stesso progetto di Madre Crocifissa. Da molto tempo il vivissimo desiderio di fondare un terzo ordine regolare carmelitano per le missioni, scrive padre Lorenzo a Madre Crocifissa, mi rivolgo a lei per vedere se fosse possibile incominciare con il suo aiuto questa santa e pia opera. È un anno già che scrivo e raccomando a Dio quest'opera santa che deve abbracciare tutto il mondo, tutti i popoli, anche gli indigeni. Ed ella risponde di aver sognato sin dall'infanzia questo grande ideale. Occorrerà l'esodo a Santa Marinella in diocesi di Porto Santa Rufina perché si realizzi l'unione dei due ideali di Madre Crocifissa e di padre Lorenzo. La madre, prima di recarsi a Santa Marinella, partecipa il 17 maggio 1925 a Roma alla canonizzazione di Santa Teresa del Bambin Gesù. Il giorno successivo, con padre Lorenzo, è a Santa Marinella. Il 3 luglio, con il consenso verbale di Sua Eminenza il Cardinale Antonio Vico, la madre si trasferisce con alcune compagne a Santa Marinella e il 16 luglio l'istituto viene aggregato all'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza. Finalmente si realizza l'affiliazione al Carmelo, che ella ha chiesto fin dal 1900. Le suore si prodigano in ogni sorta di attività ed iniziative a favore della popolazione di questo tratto della costa laziale, devastata dalla malaria, dalla povertà e dall'ignoranza, con l'attenzione costitutiva dell'istituto di tendere a fare famiglia ovunque si trovi ad operare. La presenza delle suore fu un'effettiva incarnazione nel territorio, il punto di riferimento e il cuore della contrada che stava nascendo. Avevano scelto la condivisione e l'azione. All'ideale missionario di padre Lorenzo, cofondatore della congregazione, volto in modo specifico alla missione ad agentes, la madre dà un respiro di missionarietà più ampia e universale, estesa ad ogni forma di annuncio del Vangelo ai poveri. La spiritualità di madre Crocifissa e la sua affinità con Santa Teresa di Gesù Bambino emergono dagli scritti che ella non poté dare alle fiamme perché in possesso di altre persone, l'epistolario, i ricordi, il diario spirituale. L'epistolario, un complesso di 1300 lettere, mostra la serva di Dio saggia ed esperta guida di vita spirituale, ma insieme donna di vita pratica, di grande umanità e profonda sensibilità, attenta a mantenere alto nelle sue figlie il fervore religioso e la carità. Il tumulto della vita attiva, scrive la madre, non disturba la vita intima soprannaturale. Sembrano due cose completamente separate. L'una non disturba l'altra. Marta e Maria lavorano tranquillamente. La preghiera è il respiro dell'anima e Madre Crocifissa esorta le sue figlie ad andare alla sorgente eucaristica, dalla quale attingeranno la luce e la fiamma d'amore da comunicare alle anime. La sua suprema aspirazione è la santità delle sue figlie e di tutti gli uomini. I modelli, la Santissima Vergine Maria e Santa Teresa di Gesù Bambino. Madre Crocifissa ha preso molto bene alla scuola di Teresa di Lisieux il segreto della piccola via alla santità. È tuttavia nel diario spirituale che il mistero della sua vita, la sua santità e i suoi carismi straordinari ci sono rivelati. Nel momento in cui inizia il suo diario, Madre Crocifissa ha raggiunto l'abituale ed intima unione con Dio, l'intensità della carità accompagnata dalla purezza del cuore, un'altissima contemplazione che la fa partecipare all'opera redentrice ed espiatrice di Dio in unione con Cristo paziente. È dolce piangere le proprie altrui infedeltà e peccati e offrirsi vittime di espiazione insieme al gran martire d'amore, ella scrive. Gesù ha bisogno di queste anime restauratrici della povera umanità. È una delle importanti missioni che ci ha affidato. All'età di 3 anni ho avuto il mio primo incontro con Madre Crocifissa. Ricordo perfettamente i miei anni di asilo perché Madre Crocifissa i giorni immancabilmente veniva a trovarci. Madre Crocifissa, attraverso questo nucleo iniziale di suore, aveva l'ideale missionario, insomma, diciamo, nel suo animo. Padre Lorenzo,
da padre carmelitano sognava le missioni. Non ci potette andare perché l'ordine carmelitano riteneva necessaria la sua presenza a Roma. Però per la realizzazione di questo ideale missionario, quando ha intravisto nel nucleo che Madre Crocifissa stava formando la possibilità di realizzare il suo ideale, non esitò. Oggi, questo magari ce lo diranno poi gli storici, qual è stata la parte importante di Padre Lorenzo nella realizzazione del progetto di Madre Crocifissa. Personalmente devo dire che è stato grandissimo l'influsso e diciamo, il lavoro di Padre Lorenzo nella realizzazione di quest'opera missionaria. Nella casa di Santa Marinella si svolge la vita della congregazione delle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù. Dopo il decreto di erezione diocesana del 1930, la congregazione si apre anche alle missioni ad gentes, con la fondazione di varie case in Italia. Nel 1948 ha inizio la prima missione, in Brasile. La madre la segue con profondo interesse attraverso un fitto scambio epistolare. Sin dal 1925 aveva avuto la visione delle future missioni. «Sentii trasportarmi in un luogo di missioni», scrive nel diario. «Mi vidi circondata di tanti fanciulli moretti e di altre razze, alcuni gialli e con gli occhi ovali. Domandai a Gesù perché mi conducesse in questi luoghi. Mi rispose, perché lasci il seme della tua preghiera, affinché questa terra sia disposta ad essere fecondata da coloro che verranno in questa missione». Il 4 luglio 1957, nella stanza dove è vissuta, Madre Crocifissa ritorna serenamente alla casa del padre. Le sue spoglie riposano in quella che oggi è la casa madre, curia generalizia e casa internazionale di formazione. Dopo la morte della fondatrice, padre Lorenzo consegna il suo diario spirituale alle figlie perché la sua eredità sia custodita e trasmessa fedelmente. Nel 1963 la Santa Sede erige la congregazione a istituto di diritto pontificio. È un momento storico di portata straordinaria. La famiglia di Madre Crocifissa è chiamata a più grandi responsabilità nella Chiesa. Ormai le figlie di Madre Crocifissa sono pronte per aprire missioni a Malta, in Canada, in Tanzania, nelle Filippine, in Romania. La congregazione assume dimensioni mondiali. Le figlie di Madre Crocifissa, attraverso successivi capitoli generali, si inseriscono in un cammino dinamico entro le traiettorie da lei tracciate, nella fedeltà al carisma fondazionale incarnato nelle diverse epoche storiche. Lo spirito ha suscitato in Madre Crocifissa un carisma, del quale noi oggi siamo eredi. E il carisma è questo, restaurare l'umanità portando anime a Dio. Questo lei ha fatto e questo noi continuiamo a fare sul suo esempio, o meglio, ci sforziamo di fare sulle sue orme e quelle di Padre Lorenzo. Lei lo ha fatto innanzitutto con una intensa vita di preghiera. Lo ha fatto con una intensa opera caritativa. Tutto ciò non si può fare se alla base non c'è una intensa vita interiore. Questo è il cuore della vita carmelitana. Dice il capitolo settimo della regola, meditare giorno e notte nella legge del Signore. Ecco, per noi non è solo meditare la legge del Signore, è tradurla poi in una vita molto concreta, fatta di attenzione ai piccoli, ai più bisognosi, ai giovani in situazione di disagio, di abbandono, non soltanto materiale, ma oggi soprattutto di abbandono morale, spirituale. Ci rivolgiamo a chiunque è alla ricerca di senso, alla ricerca di Dio. Per noi oggi questo è portare anime a Dio e Madre Crocifissa oggi cammina sulle nostre gambe. Cammina in Italia, in Brasile, a Malta, nella Tanzania, in Canada, nelle Filippine, in Romania e dovunque il Signore vorrà che continuiamo a far rifiorire il Carmelo, così come lei aveva sognato.
Il 12 febbraio 1989 ha inizio l'inchiesta diocesana per la canonizzazione della serva di Dio Suor Maria Crocifissa Curcio. Sintesi armoniosa della vocazione contemplativa carmelitana, della missione che predilige nella povertà sempre ciò che è ultimo, indifeso, umiliato, dell'amore che le missionarie carmelitane hanno il compito di mettere nel mondo, il suo carisma è un'esperienza di santità pienamente rispondente alle richieste urgenti della Chiesa e della società. La missione che la tenera madre del Carmelo le affidò nella sua adolescenza, Madre Crocifissa l'ha compiuta. Il Carmelo è rifiorito e il suo profumo si estende fino agli estremi confini della terra. Ovunque ci siano giovani emarginati, poveri, abbandonati, le figlie di Madre Crocifissa si fanno presenti per portare l'amore infinito di Dio, unica salvezza di ogni uomo.